Dante possiamo leggerlo come vogliamo, in realtà la meraviglia del materiale dantesco viene dalla distanza. L'anima dice al cor: chi è costui che venne a consolar la nostra mente ed è la sua virtù tanto possente ch'altro pensier non lascia star con noi? Ehi le risponde: o anima pensosa, questo è uno spiritel novo d'amore che reca innanzi a sé i suoi desiri e tutta la sua vita e il suo valore, mosse dagli occhi di quella pietosa che si turbava ai nostri martiri. Noi pensiamo che sia importante, importantissimo, recuperare il senso fisico e corporale che il verso ha nel momento in cui attraversa il corpo, e quindi anche l'accentazione del verso diventa fondamentale. Dunque, se tornassimo anche a scuola, come per quanto possiamo facciamo, teniamo laboratori, anche adesso a distanza stiamo tenendo laboratori nei licei per stimolare nei ragazzi l'uso corretto dell'endecasillabo. Io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credio che i credette che io credesse, che tante voci uscisser tra che i bronchi, da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'ste piante, li pensier cai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. Poi cominciò: tu vuo ch'io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme, che frutti infami al traditor ch'i rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme.